Dopo un anno dall'imponente manifestazione che si è tenuta a Locri il 17 ottobre del 2015, il popolo della Locri è tornato in piazza per ribadire ancora una volta l'assenza totale di politiche sanitarie volte a salvaguardare la salute dei cittadini. Giovani, anziani, medici, sindaci, rappresentanti delle associazioni, la Chiesa con il Vescovo Francesco Oliva hanno tutti manifestato per difendere il diritto ad avere una sanità che funzioni ed un ospedale efficiente capace di rispondere alle esigenze del territorio. Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha parlato di segnale importante per la politica regionale e nazionale. Sono fondamentali per far comprendere il disagio di questo territorio. Oggi più che una manifestazione di piazza è stato un momento di riflessione dopo l'importante manifestazione dell'anno scorso per far capire che nulla è cambiato e soprattutto fondamentale la presenza, la testimonianza dei pazienti, dei cittadini di questo territorio. È un momento importante e speriamo che la politica, chi di competenza, apra gli occhi e si renda conto del disagio che vive oggi la Locri, in modo particolare nel settore della sanità. Numerosi gli interventi, tra cui quella del presidente della provincia Giuseppe Raffa e di Monsignor Francesco Oliva. Sempre presente soprattutto quando si parla di sanità e di problemi dei cittadini, il diritto alla salute ma anche il diritto alla vita, perché abbiamo sentito da alcune testimonianze dirette degli ammalati che qua c'è a rischio veramente la sussistenza in vita di tanti pazienti, e quindi questo è un problema così grave che deve essere affrontato nell'immediato. Basta slogan, basta passerelle, è l'ora di passare ai fatti. Ecco, questa era una manifestazione un po' diversa dal solito, più che una manifestazione di piazza era una manifestazione da sala, quindi c'è stata più l'opportunità di una riflessione anche pacata, una riflessione che non è stata sviluppata solo dai politici in questo caso, ma piuttosto da chi vive certe esperienze anche di sofferenza all'interno dell'ospedale, dai ragazzi, giovani, studenti, ed è molto importante proprio perché aiuta a far crescere la partecipazione civile della società di fronte a queste problematiche che poi interessano tutte. Tante le testimonianze raccolte nel corso della manifestazione. Un modo per tenere viva l'attenzione della politica che sembra essersi dimenticata del nostro territorio. Bellissime le parole del Vescovo, dove dice non bisogna perdere la speranza, non bisogna perdere il sogno. Io penso che un ospedale non sia un sogno, sia un diritto di noi cittadini, e non siamo buoni solo per pagare le tasse. Noi a manifestare e anche a sentire quello che si dice, ecco, sono manifestazioni molto interessanti, molto importanti, però dovrebbero seguire anche i fatti, perché ci sono dei problemi. Bene, diciamo, tutte queste persone che hanno bisogno di essere curate e non trovano nessuno. Enzo Romeo, giornalista della Locri. È importante, però dovrebbe essere una cosa ripetuta più volte durante l'anno, perché vanno sensibilizzate le coscienze di coloro che hanno poi il potere decisionale, questa è la vera verità. È importante che ci siano queste persone a confrontarsi, però secondo me non basta. L'ospedale di Locri, che ormai è l'unico del comprensorio, non dimentichiamolo, è stato dismesso e poi c'è stata una rimodulazione, riorganizzazione delle attività di quell'ospedale, è chiaro che esercita un ruolo, appunto l'ospedale di Locri, molto importante, quindi sarebbe il caso che venisse potenziato e che non ci fossero rumors secondo i quali addirittura si può immaginare una chiusura. Non credo che si arriverà a questo, perché sarebbe assurdo, però per come è l'attuale situazione, un intervento di potenziamento e di arricchimento delle strutture e degli organici credo sia assolutamente necessario.